Benvenuti amici, oggi mi trovo al Mediolanum Forum qua ad Assago, Milano, per andare a riprendere un concerto. È uno dei progetti su cui sto lavorando da un po' di tempo questo, e finalmente oggi comincia. E quello che mi interessa è raccontarvi dal punto di vista tecnico come funzionano questi eventi dal punto di vista di un videomaker. Il sole sta scendendo, sono circa le 4:30, mi dirigo all'interno e andiamo a dare un'occhiata anche al sound check che dovrebbe avvenire tra poco. A darmi una mano con alcune riprese ci sarà il buon Otto Gliman. Buongiorno. Mischio l'alcol con la Coca-Cola. E fidati, non è una cosa buona. Questo in cui mi trovo ora è sostanzialmente il camerino. Qua di fianco ci sono i camerini di Flavio Gazzelle e degli altri artisti che suoneranno prima di lui, ecco. E insomma, e poi di tutta la crew. Questo è il camerino dedicato agli operatori che fanno riprese. In ogni caso, tra 10 minuti dovrebbe cominciare il soundcheck. Questo è il microfono di Sony, che è davvero ottimo. La cosa bella di questo microfono è che puoi regolare il volume direttamente dal microfono e non necessariamente va fatto in macchina. Dormo e dormi dove il sole muore. E sto come una bomba. E sì, come una. E come state vedendo, si sono messi a fare dei test per capire quanto riverbero c'era all'interno dell'arena, in modo da regolare tutti i volumi nel modo corretto. E ne ho quindi approfittato per riprendere alcune di queste parti, che sono le più interessanti, perché sono parti che il pubblico normalmente non vede e mi hanno sempre affascinato tantissimo. Ma dietro stanno facendo il soundcheck. Sto controllando i vari volumi delle camere, come dicevo prima. Questa è regolata, ora regoliamo anche questa, che è la seconda camera, così che quando poi comincia il concerto sappiamo quali sono i volumi. Alzeranno più di così il volume. Dovete fare attenzione di avere sempre attiva la visualizzazione dei livelli audio, perché se sono troppo alti rischiate di avere tutte le clip bruciate, con l'audio bruciato e rovinato completamente. Ora, seconda cosa da regolare, tutta la parte riguardante alle luci. Sto facendo un sacco di riprese sia vicine che lontane, in modo da avere un po' di panoramiche e poter alternare le riprese poi in fase di montaggio. Il video sarà composto in sostanza da una prima parte di racconto del backstage, di soundcheck e tutta la parte pre-concerto, fino ad arrivare poi al concerto vero e proprio. Perché questo progetto, Efrem? Cioè, perché ti interessa? Sì, anche secondo me, però. Uno dei motivi per cui ho iniziato a fare video. Io stavo cercando di capire se il problema siamo qui sopra o se il problema è comunque il palazzetto, insomma, questo è il problema. Uno dei motivi per cui ho cominciato a fare video deriva dal fatto che tempo fa avevo visto un documentario che parlava del backstage di un concerto ed era girato da Dio, veramente ben fatto, ben strutturato, ben studiato. E mi aveva appassionato un sacco, sia dal punto di vista dello scoprire cose nuove, ovvero legate al backstage di un concerto così grosso. Questo è il Mediolanum Forum, quindi è un'arena gigante. E sia proprio dal punto di vista del videomaking. E da lì ho cominciato a appassionarmi all'idea di diventare un videomaker, effettivamente creare video che comunque passano delle emozioni alle persone. In questo caso ai fan di Gazzelle. Quindi l'obiettivo è passare delle emozioni. Ho cercato di ispirarmi a vari documentari che ho visto nel corso del tempo, mentre tutta questa idea del raccontare il backstage ai concerti è nata anni fa. Se mi seguite da tanto tempo lo sapete. Negli anni scorsi ho realizzato due video che raccontavano l'esperienza di due concerti diversi, ma parlavano del concerto in sé e non tanto del backstage, perché ovviamente non avevo accesso. Insomma, nella mia testa ho sempre rimuginato come fare ad arrivare a riprendere un backstage di un concerto e mi ci sono voluti veramente anni per riuscire a realizzare questa cosa. Ma questo è un po' il nostro lavoro, e con nostro intendo videomaker, fotografi, gente che lavora sul web. Il punto centrale di quello che facciamo non è la parte tecnica del come fare foto, video o quel che è, ma è il trovare soluzioni ai problemi che ti si presentano. Stavo cercando degli spot strategici per registrare non nella stessa angolazione, ma magari sul retro del palco. Questa è molto bella perché è esattamente il retro del palco e posso riprendere da un'angolazione un po' particolare. Quando ci sarà tutta la folla, sarà veramente figo da fare.
Una cosa che non sapevo è che ad ogni concerto viene effettuata dalla polizia la bonifica dell'aereo, semplicemente per controllare che non ci siano esplosivi. E non me l'aspettavo, a un certo punto si è riempito di polizia, sono arrivati coi cani e hanno fatto tutti i controlli del caso. Poi ho chiesto e mi hanno detto che è una routine, è una roba che fanno sempre. Ore 7.30, aprono le porte dell'arena e la gente comincia a entrare. Fa molto ridere perché gli stanno dicendo di non correre e corrono tutti, appena lo sorpassano corrono come dei matti. Comunque hanno aperto i cancelli, stanno entrando tutti quanti, cioè almeno il parterre, poi cominciano a riempire anche gli spalti sopra e voglio fare un po' di riprese di gente che entra e arriva e del fronte palco che si riempie e poi anche un pochino degli spalti in modo da avere una panoramica dinamica del, no, dell'arena che si riempie. Soddisfatto, abbiamo abbastanza riprese di un po' di riempimento, poi faremo una ripresa quando sarà tutto completamente pieno dopo. Ho appena detto che ci sarà Hans Zimmer live nel 2021, verrò sicuro. Man mano che l'arena si riempiva sentivo l'emozione delle persone che cominciava a salire e anche la mia agitazione, devo dire. Ho chiesto le ultime informazioni in modo da capire esattamente dove passare una volta che l'arena fosse stata piena per arrivare un po' in tutti i punti e poi sono andato a esplorare la struttura del sottopalco. Da qua c'è la scala che sale direttamente sul palco e stavo analizzando sia gli effetti speciali che hanno per capire da dove partono per fare delle riprese ovviamente migliori e poi c'è tutta la componente umana dell'esperienza che è veramente super interessante, che è il focus di questo video. Poi più avanti parleremo della parte più tecnica in episodi futuri perché mi piacerebbe farla diventare una serie. Comunque sia è molto interessante perché è suddiviso, qua dietro c'è il backstage. Io mi ricordo tempo fa quando facevo teatro che c'era un backstage molto simile, qua c'è poi tutta la parte ovviamente del palco, quindi mi ricorda tantissimo quell'esperienza, anche se è situata ovviamente all'interno di un'arena gigante con centinaia di migliaia di persone. Qua c'è sempre una macchina del fumo, sparano poi il fumo da tutti e due i lati del palco. Molto interessante, tra l'altro stavo dando un'occhiata al palco, al sottopalco, che è tipo di... tipo ponteggi da muratori classici e da davanti non vedi niente perché poi è tutto coperto e sembra una roba bella solida, e è solida ovviamente, però vista così da dietro fa totalmente un altro effetto. E poi ci sono tutti i classici flat case da musicisti che portano gli strumenti eccetera, e poi questi cavi giganteschi con delle prese immense che portano l'elettricità qua e là, è veramente affascinante visto da qua dietro. Poi chiaramente ci sono due salite per il palco, questo è il lato dal quale entrano i musicisti mentre l'altro è il lato da cui entra Gazzelle poi per cantare, o comunque gli artisti che canteranno oggi. E poi hanno tutta la strumentazione ovviamente sul palco anche. C'è una cosa molto interessante, alcuni concerti hanno anche tutta la struttura sotto il palco costruita, sempre fatta a ponteggi, però che ti permette di salire da sotto il palco, da centro palco. È molto interessante come cosa. Questo palco no, però. Subito dopo è partita la band che apriva il concerto. Sto aspettando che esca Flavio Gazzelle dal camerino, così da riprenderlo fino alla salita sul palco, che è molto cinematografico, molto figo come... No? Un'altra cosa molto interessante è tutta la dinamica di come avvengono queste robe. L'ho sempre vissuta da spettatore, quindi dall'altra parte sotto il palco che aspetti l'artista, vedi la band prima, poi quello che succede dopo. Ma da qua vedi la parte dietro, ovvero quei 15 minuti di stop tra un artista e l'altro per poter cambiare tutto quello che c'è sul palco, l'attesa prima, la band che rientra. È molto figo visto da qua, da questa prospettiva. Ah sì, ho fatto da cavi ad un fotografo che doveva fare le foto a Gazzelle prima che salisse sul palco. Direi che è un futuro. Ho bisogno che venga bene questa roba. Se viene male è un problema. Sono in ansia. Bello. Otto ha inventato questa nuova tecnica di zoom. La sta sfruttando molto. Se la vedete nel video finale è colpa sua. Supereremo le notti a forza di scivolare. E poi siamo partiti. La folla che urlava, le persone che cantavano tutte insieme, ballavano. E nonostante io abbia corso di qua e di là per tutta l'arena, mi sono comunque goduto il concerto. Non avevo sentito molti pezzi di Gazzelle, ma dopo questa esperienza ho cominciato davvero ad apprezzarlo ancora di più come artista. È stato veramente bravo, ha tenuto bene il palco, ha gestito bene la folla e ha creato un'atmosfera fantastica all'interno dell'arena. Tutto molto figo, sto tornando sotto il palco per avere altri angoli, però direi ottimo. È stato molto interessante vedere il concerto da diverse prospettive. Bellissimo poi riprendere le reazioni delle persone che ci sono sotto al palco e che si stanno godendo il concerto, che piangono, ridono, saltano. E girando l'arena vedi delle scene fantastiche. E insomma, ho continuato a correre di qua e di là finché il concerto non si è concluso, Gazzelle è sceso dal palco e si è diretto verso i camerini. E l'ho seguito e ripreso in quest'ultima camminata appunto verso il camerino. Fino a che non sono entrati tutti quanti a festeggiare l'ottima riuscita del concerto.
E questo è quanto. Sono abbastanza soddisfatto di come è venuto il video. Lo potete vedere con il link che c'è qua in descrizione quando lo pubblicheranno, perché non so che uso ne vorranno fare loro, se decideranno di usarlo o meno. Comunque sia, nel caso vi lascio il link in descrizione. Spero vi sia piaciuto questo nuovo format slash esperimento. È un modo di condividere robe particolari che faccio e di raccontarvele, e mi interessa condividere con voi questa parte, per cui ci tenevo a farlo, indipendentemente poi dai numeri che farà questo video. Seguitemi su Instagram per restare aggiornati, sapere quando uscirà questo video, se mai uscirà, e per seguirmi in eventi del genere in tempo reale, a chiocciola Efraim Lamesta. Fatemi sapere se seguite Gazzelle, che ne pensate del video e di tutta questa esperienza, insomma, sbizzarritemi nei commenti. E noi ci rivediamo come al solito il martedì e il venerdì alle 13, sempre qua su Efraim's Tube.